Piace dire a me, anche se è un po' ridondante come cosa, è il vostro Gianluca di Saiuz Web Radio che vi sta parlando. E assoluta prima diretta web TV questa sera, appunto venerdì 4 maggio 2012 alle ore 21:22. Siamo un po' in ritardo rispetto a quello che c'eravamo un po' prefissati, o anche in anticipo, secondo l'orario, voi non lo sapete ancora. No, erano alle 21, volevamo fare questa prova di questa prima diretta web radiofonica, anzi scusate, web TV, web televisiva, e quindi ci vedete già in onda qualcuno di noi con le nostre webcam, quindi il potere della forza di internet e dell'informatica permette appunto anche questa cosa. Quindi oltre alla Saiuz Web Radio vogliamo testare una puntata zero, come qualcuno di noi poi vi dirà e vi chi ha dato queste idee, perché naturalmente Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV stanno evolvendosi anche con l'aiuto di vari amici che sono subentrati, anche che spero collaboreranno con noi in queste prossime settimane, mesi e avvenire. Bene cari amici, allora vi dicevo, facciamo questa prima nostra diretta web TV, questa prova di trasmissione in diretta, oltre alle nostre dirette dei lunedì sera, sempre io Gianluca con il grande mitico Saiuz, l'ideatore, il creatore, nonché poi l'artefice di tutto questo che voi avete di Saiuz. E oltre a questo dirette dei lunedì sera, appunto adesso tenteremo di fare anche queste dirette web TV, non web radiofoniche, dei venerdì sera. Vi ricordo i nostri contatti e poi lancio la parola, passo la parola ai nostri ospiti graditissimi, dei carissimi amici nuovi, e vi diremo anche l'argomento della serata. Vi ricordo allora i nostri contatti, quindi voi che avete la fortuna di assistere a questa puntata così, diciamo, in diretta di prova, quindi non l'abbiamo naturalmente più di tanto fatto sapere perché è una prima prova tecnica che facciamo, quindi prima di arrivare alle vostre case vogliamo fare un bel figurone anche nei limiti dei nostri mezzi ovviamente. E quindi voi che avete la fortuna che casualmente siete di passaggio qui su Saiuz Web Radio, perché ci sentite anche sulla Saiuz Web Radio, ma ci potrete vedere sulla Saiuz Web Network, quindi in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog importantissimo, perché come vi esorto sempre ad andare a visitare, è importante appunto perché dicevo è il nostro principale mezzo di comunicazione diretto da ambo le parti, quindi non unilaterale come dico sempre, ma soprattutto perché come voi ascoltate noi e adesso vedrete noi, a noi farebbe molto piacere di ascoltare voi tramite il blog in particolare, quindi lasciando un post, un commento o anche un semplice indice di gradimento, che è quello che vi aggrada di più delle varie voci che trovate nelle varie rubriche, trasmissioni e programmi che vanno in onda qui su Saiuz Web TV e Saiuz Web Radio. Quindi www.saiuzwebradio.net, il blog www.saiuzwebradio.it, il sito che a breve verrà aggiornato con il nuovo restyling che farà il grande Saiuz. E poi vi ricordo che ci trovate sempre in Facebook, nella nostra pagina Facebook che è Saiuz Web Radio, in cui potrete appunto pure ascoltare la Saiuz Web Radio con il link nell'apposito player che trovate, e scriverci anche in diretta web radiofonica e web TV durante la trasmissione, anche in questo momento. Ve ne saremo molto grati. Inoltre ci trovate sempre, ci potete seguire con il nome chiocciola Twitter, scusate, chiocciola Saiuz, tutto minuscolo attaccato, e vi ricordo che su in YouTube con il nome, ci cercate appunto con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato in minuscolo, troverete anche le cose caricate da Saiuz riguardanti la Saiuz Web TV e la Saiuz Web Radio. Bene, sono le 21:25, in soli 3 minuti, senza i miei soliti sproloqui di mezz'ora, sono riuscito a cavarmela e a presentarvi, quindi poi passeremo anche la parola al grande Saiuz che purtroppo non vedrete, abbiamo un po' avuto dei problemini tecnici, ma d'altronde ci possono stare, anzi ci devono stare, in modo che in questa serata di prova, risolvendoli, non li potremo avere in futuro e ci prospettiamo anche di fare diverse puntate. Quindi oltre al grande Saiuz che presenteremo e a cui daremo la voce dopo, io passerei subito la parola ai nostri graditissimi ospiti e appunto in particolare a Michele. Ciao Michele, che è dall'altra parte che ci vede. E successivamente poi... Eccolo qui Michele che ci saluta e a cui adesso passerò la parola per il suo, fra virgolette, monologo, che ci illustrerà anche di cosa ci parlerà. E anche un saluto a Maurizio, che appunto vedete, senza immagine. Ciao Maurizio, benvenuto. Grazie Maurizio, ti abbiamo sentito un po' a colpi, almeno io, poi vedremo. Ebbene, quindi l'argomento di questa...
L'argomento, scusate perché vi sento a colpi, sì. L'argomento di questa prima puntata, perché Michele e Maurizio sono dei nostri nuovi amici, da poco conosciuti, grazie al Riccio Incazzato. Vi ricordo il Riccio Incazzato, importantissimo, perché cura l'editoriale, quindi scrive sul nostro blog nel www.saiuswebradio.net e potrete commentare anche i suoi articoli. E questi nostri nuovi amici sono dei, chiamiamoli così, definiamoli tali, dei giornalisti, quindi poi ci spiegheranno loro meglio, perché l'argomento della serata, appunto, cari amici che ci state ascoltando e avete la fortuna, o chissà anche la sfortuna, perché magari non siamo un bel vedere come tante donnine in televisione, ma perché vogliamo entrare nel cuore, nel fulcro del discorso, che è appunto la libertà di espressione, intesa poi nell'ambito giornalistico, nonché poi di stampa, e di tutto quello che va dietro, per cui anche qui nel web, cosa che appunto Saiuz, nel suo intento primario, quando ha creato Saiuz Web TV e Saiuz Web Radio, voleva dare, cioè la libertà di esporre a chiunque, naturalmente questa libertà data a chiunque, di esporre le proprie idee con la maggiore serenità e libertà possibile, anche se poi sappiamo che ognuno ha le proprie idee, opinabili o meno, ma rispettabili. Quindi io passerei la parola a Michele, che ci parlerà appunto dell'argomento della serata, cioè questa libertà di espressione scritta. Tra l'altro Michele, appunto, penso, insomma, se posso preannunciare, spero che collaborerà con noi di Saiuz Web Radio e avremo il piacere di leggere anche qualcosa che scrive anche Michele stesso. Tra l'altro Michele, ecco che ve lo anticipo, anzi ve lo chiudo il discorso, ci aveva dato l'idea di chiamare appunto Saiuz Web Radio, nonché Saiuz Web TV, Saiuz Network, appunto, perché diventiamo una cosa più completa. E quindi vedete, dalla mente di Michele è partorita anche quest'altra idea. Quindi, cari amici, vedete come la sinergia e l'unione, le forze libere e soprattutto sincere tra persone appunto che hanno vari campi e settori di cui si occupano, creano sempre più questa cosa che si diffonde e cresce insieme anche a voi, ovviamente, che ci ascoltate e vedete. Caro Michele, con i miei sproloqui io finisco e finalmente passo la parola a te, che ci illustrerai gli argomenti della serata e naturalmente il tuo punto di vista, è ovvio, perché lo diciamo sempre, si può essere d'accordo, come no, io penso di sì. Ciao, okay. Michele, buona serata e Ciao. Buon divertimento con noi. Grazie, grazie Gianluca, grazie per la presentazione. E, vabbè, speriamo che ci saranno altre, diciamo, altre puntate, o me lo auguro, con delle idee. Le idee non mancano, quindi non sarà difficile trovare dei grimaldelli per spronare chi ci ascolta e chi ci vede a tirar fuori quello che ha dentro. Io parto da un uno degli ultimi avvenimenti successi, che riguardano un esposto che la Procura di Pordenone ha ricevuto nei confronti di una piattaforma web, la famosa PN Box del Friuli. Bene, questa web TV mette online dei contenuti, quindi video, di musica, di arte, di cultura, insomma di informazione locale, perché è ovvio che non ha i mezzi per poter, diciamo, descrivere quello che accade in tutto il paese, e con questi contenuti ha ricevuto una denuncia da parte dell'Ordine dei giornalisti del Friuli, che il quale dice l'ordine, perché non è che li si può contraddire, c'è una legge sulla stampa, sull'editoria, che dice che per diffondere informazioni, notizie, eccetera, occorre essere iscritti all'Ordine dei giornalisti. Ecco, quindi questo è il punto. Partiamo da questo, poi spiegheremo che cosa è successo nella vicenda. L'ordine dei giornalisti in Italia è uno dei pochi paesi, ma dei rari paesi, che ha l'ordine, perché paesi come gli Stati Uniti, Inghilterra, non ha ordini giornalistici. Ha provato un senatore americano del congresso, ha provato a introdurre la stessa cosa italiana in America, è stato riso da tutti, ha dovuto ritirare questa sua idea, perché si è trovato contro. Non solo, la cosa strana che a me ha lasciato veramente di stucco, non ha trovato contro solo il popolo del web o il lettore, ha trovato contro gli stessi editori, cioè di coloro che gestiscono l'informazione, diciamo l'informazione ufficiale, tipo New York Times, l'Herald Tribune, eccetera, si sono opposti con una forza mai vista, dicendo che non esiste,
chiunque può scrivere se ne assume le responsabilità. Ecco, parto da questo concetto perché in Italia c'è stato un tentativo che il nostro ex ministro degli esteri Frattini ha sempre avuto il pallino di mettere il bavaglio al web, visto che si dichiara una persona democratica, ha visto bene che di imbavagliare il web. Certo che da un punto di vista politico è una mossa molto sbagliata, perché ormai sappiamo tutti che il 70% di internet in Italia è fatto da blogger. I blogger sono gente come me, come te Gianluca, come Maurizio, come chiunque altro, che scrive, fa, disfa, inforca. Quindi mettersi contro questo popolo che magari può raggiungere i 10-15 milioni di individui significa avere 15 milioni di voti persi. Quindi per cui i politici si pigliano un insulto, come si dice, ma stanno zitti. Invece il contrario, la casta dei giornalisti, perché non è più l'ordine dei giornalisti, perché secondo me è una casta. Tra l'altro, tornando alla vicenda di chi ha visto coinvolta PN Box, anticipo un'altra cosa. Una sentenza analoga nel 2010 di una denuncia di un'altra web TV è stata, diciamo, prima condannata, poi in Cassazione è stata rigettata. Quindi la Cassazione ha detto che la stampa non è il web, perché il web non è soggetto alla legge sulla stampa. Quindi è già, questa sarà la terza volta che verrà rigettata da parte della Cassazione questo esposto, e questo sta a significare che cosa? La cosa che a me ha lasciato di stucco non è tanto l'esposto che ha fatto l'Ordine dei giornalisti del Friuli, ma è quello che il suo presidente, il signor Villotta, dichiara testuale. Io vi leggo testuale cosa dice Villotta: tutto dipende dalla periodicità. Il nostro esposto è a tutela della categoria e dell'ordine, cioè se ne guarda bene di essere a tutela dell'informazione del cittadino, no, a tutela della categoria dell'ordine. Se viene a meno la garanzia della legge sulla stampa, siamo nella giungla. Cioè, quello che noi chiamiamo far sapere agli altri quello che succede anche dietro casa, quindi dare informazione, lui la chiama giungla. Io la chiamo chiarezza, non la chiamo giungla. Lui dice il citizen journalism è la concorrenza sleale da condannare. Lui risponde no, ma se le piattaforme online, dalle web TV ai blog, fanno informazione continuativa, allora noi tuteliamo la categoria, cioè la casta. Credo di essere stato... Mi piacerebbe a questo punto, prima di proseguire, perché poi l'argomento vorrei sviscerarlo in un altro modo, vorrei sentire il parere di Maurizio Minardi. Vi dico chi è Maurizio Minardi. Maurizio Minardi nasce come... Lui si definiva un fotografo, io lo definisco un cronista perché è giovane, perché è ancora molto giovane. Lui adesso si incazzerà perché ho detto che è giovane, ma voglio dire, Maurizio ha battuto i marciapiedi di Bergamo e provincia e nonché di parte dell'Africa, le ha battuti con i suoi piedi, consumando scarpe, tacchi, prendendosi anche degli insulti quando andava a fare i servizi per conto dei giornali. Ecco, lascerei un attimino la descrizione, cioè diciamo la presentazione a lui stesso, in modo tale che ci dice così, e brevemente Maurizio, solo la tua presentazione e che cosa pensi in merito, visto che tu il tesserino all'ordine dei giornalisti ce l'avevi fino a ieri, credo. Ok, ti passo la parola, Maurizio. Sì, ciao, buonasera a tutti. Allora, il tesserino dell'ordine dei giornalisti l'ho rispedito al mittente l'anno scorso, perché l'ordine dei giornalisti è una società truffaldina, in questo senso. Io ho travalicato l'età dei 70 anni, da un po' di anni, no? Quindi a tutti gli effetti sono pensionato. Un pensionato, per essere iscritto all'ordine, deve pagare 50 euro l'anno. A me non so come mai, perché mi applicavano una tariffa di 100 euro. Quando mi sono rifiutato di pagare i 5 euro, mi è arrivato un Equitalia che mi ha detto o paghi entro 30 giorni o altrimenti ti mettiamo il collega Nasce alla macchina. No? Da allora ho rispedito il tesserino all'associazione giornalistica, come dice Michele, è una corporazione a tutti gli effetti, no? I giornalisti oggi come oggi dovrebbero essere solamente come Michele, come tanti altri che ci sono in Italia, che credono in questo nuovo mezzo di informazione,
I giornali fra qualche anno dovranno a un certo momento smetterla di avere questa prepotenza, soprattutto perché i giornali oggi costano tanto, no? Ma non costano tanto l'editore, che bene o male ha sponsor. Cosa per chi lo compra? Il pensionato non può spendere tutti i giorni 1,20 euro per leggere che cosa? Quello che sente la televisione la sera prima. Poi io sono fermamente d'accordo, convinto con me stesso, che la libertà di stampa, come quella di fotografia, non è mai esistita, continua a esserci la censura nei giornali. Io ho lavorato dentro a un giornale per circa 30 rotti anni, ma a un certo momento, siccome il giornale era testato, era dell'Unione Industriali, se c'era un'industria che inquinava, e non potevi pubblicare la notizia che c'era stato l'inquinamento. E come un po' facendo il paragone, l'Eco di Bergamo, giornale della Curia, non pubblicherà mai la notizia del prete pedofilo. Questa è una forma di censura nei confronti del lettore, no? Come esiste la censura in tutto il mondo? Io quando ero in Israele, a guerra dei sei giorni, che alla sera dovevi andare al centro informazione e distribuzione delle immagini, i negativi venivano visionati da un signore, se c'era qualcosa che a loro non andava, prendevano la forbice, tagliavano la pellicola a 35 mm, 1,20 m di lunghezza, te la tagliavano a pezzetti. Quindi, voglio dire, la libertà di informazione esiste nei singoli. Nei giornali non esiste più da anni. Il Corriere della Sera, uno dei maggiori quotidiani italiani, non è libero di informare, perché deve, prima cosa, deve difendere i problemi del ciabattino, di quello che è il presidente della banca, dell'Italcementi, quindi non potrà mai fare dei servizi completi, delle inchieste come fa Repubblica. Repubblica ha un solo editore e il Corriere della Sera ne ha più di uno. E poi a un certo momento, torno a ripetere, oggi come oggi, io che sono anziano, che ho respirato per tanti anni l'odore della tipografia e qualche volta sento un po' la nostalgia, però mi sono reso conto che il mezzo di informazione oggi più rapido non è più la televisione, ma è internet. È questo stramaledetto e modernissimo, antipatico, ma insostituibile attrezzo che ci permette di parlare in tutto il mondo in qualche secondo. Caro Michele, io sono arrivato alla conclusione che hai ragione, no? Comunque, demolire l'ordine dei giornalisti è una cosa impossibile, almeno in Italia, no? Perché in Italia sappiamo come sono state fatte le leggi, come è difficile cambiare, addirittura modificare una legge, no? La casta dei giornalisti, sì, c'è la casta dei politici, poi c'è la casta dei giornalisti. E per casta che cosa intendiamo? No? Possiamo fare qualche esempio? Allora, quando si andava alla presentazione delle automobili della Fiat a Torino, no? E se dico questo, pensate che possa interessare? Sì, sì. Io direi proprio di sì, perché è attraverso quel vecchio giornalismo che, anche se era tutelato, Maurizio, comunque era meno tutelato di quello che è oggi. Cioè, nel senso che i giornalisti, all'epoca in cui operavi tu, avevano una bella autonomia. Parlavano, descrivevano, andavano in giro. Cioè, oggi, no, allora ti andavi a cercare la notizia. Oggi la notizia te la danno gli organi che sono questura, carabinieri, guardia di finanza, fanno una conferenza stampa, la notizia è uguale per tutti. A meno che tu non voglia consumare, come si diceva una volta, le suole delle scarpe e andarti a cercare qualcosa di altro, no? Ma quello che volevo dire prima, che i giornali sono sempre stati asserviti a qualcheduno, quando a Torino negli anni 70-80 si andava alla presentazione delle nuove automobili, oltre al pranzo ti offrivano anche il regalo. Quindi a questo punto avevi le mani legate, non potevi scrivere che la 124 era un bidone o che la Duna si ribaltava anche da quando era ferma al parcheggio. Hai capito? E quindi voglio dire, sono tutte quelle piccole cose che ti fanno capire che la libertà di informazione in Italia non esiste, come non è mai esistita e continuerà a non esistere attraverso la carta. Una cosa volevo, una piccola considerazione volevo così sottoporti, Maurizio. Secondo te, cioè, secondo il tuo modo di vedere, vista la tua esperienza anche proprio nel campo giornalistico e quindi nel dare la notizia, perché oggi l'hai detto tu stesso prima, il 20% delle informazioni arrivano attraverso le veline, no? Le agenzie di stampa, quindi diciamo le agenzie di stampa, poi l'80% il giornalista altro non è che un impiegato che sta su una scrivania, che mette in bella, arricchisce con un po' di fantasia,
arricchisce la notizia, ma in realtà non dà la notizia, cioè dà la notizia ma non è che l'ha masticata, non è che dà qualcosa di nuovo, perché se io piglio quello che ha detto Monti oggi, lo vado a leggere su tutti i giornali, è la stessa cosa, cioè se io piglio l'Unità piuttosto che il Corriere, boh, dipende a chi voglio regalare i soldi. Ecco, quindi questo, diciamo che secondo te l'informazione che arriva dal web, quindi che arriva dal blogger, il blogger è la persona che scrive, che parla della signora Mariuccia che si è rotta una gamba attraversando la strada, no? E io ho l'impressione che il caso della signora Mariuccia, no, interessi più di quello che ha detto Monti, che sentiamo dire in televisione su 5 telegiornali tutti uguali e su 20-30 testate tutte uguali. Che cosa ne pensi di questo? Allora, per quanto riguarda Monti, quello che scrivono oggi i giornali non è la verità, perché la verità io l'ho vista, l'ho letta un'ora fa su internet, no? Cosa c'è dietro Monti, che è una roba che fa venire i brividi, no? Noi, secondo Monti e tutto quello che lui rappresenta, ci porterà a essere solamente dei piccoli schiavi, no? Asserviti ai politici, ai militari, alle banche e robe di questo genere. La notizia che ti dà i blogger è una notizia genuina, che a un certo momento, per la quale non deve chiedere grazie a nessuno, è una cosa che fa di propria iniziativa. Io ieri, se fossi stato Romano di Lombardia, avrei fatto una cronaca in diretta di quello che stava accadendo dentro nell'ufficio della società delle entrate, no? E poi anche qui dice, ma sempre vedi anche questo tipo di informazione, a me non va bene, perché io sono un tipo abbastanza selvatico, no? Non è che devi andare a sentire solamente quello che ti dice il carabiniero oppure l'impiegato che è stato per 4 ore con la canna del fucile puntata. No, voglio sentire perché quello è andato alla società delle entrate col fucile in mano. Chi ce l'ha condotto? Perché ci è andato? No. Quindi ritorniamo al discorso. Dimmi. Ma sarebbe interessante anche sentire che cosa ne pensa la moglie e dove ha comprato il fucile, cioè tutte quelle cose che una volta venivano fatte dai giornali. Sì, no? Il fucile magari andavano a caccia di in casa. Il problema non è il fatto del fucile, Michele, è il fatto che purtroppo questa gente oggi viene strangolata. Uno che è disoccupato, che a un certo momento non hai 1.000 euro per pagare una cartella esattoriale, non aveva, pare, l'ho sentito, i 5 euro per farsi una ricarica telefonica. Voglio dire, siamo veramente arrivati a... Per assurdo non ha neanche i soldi per comprare la corda in Picasso. Non so se mi vero, spiego. Vero, vero, vero anche questo. Quindi, al di là, diciamo, tornando un attimino al nostro... per non perdere un po' troppo il filo, no? Io... volevo innanzitutto dare un'informazione, non so se penso che il web lo sappia, ma comunque diamola lo stesso. Secondo una delle ultime rilevazioni fatte, l'Italia si trova al 73° posto come libertà di stampa ed è considerata semilibera ed è in buona compagnia con Tonga e Israele. Siamo stati battuti dal Benin e addirittura troviamo al 14° posto Santa Lucia, insomma, voglio dire, la Giamaica. L'Estonia, pensate all'Estonia, cioè qui siamo la frutta, nel senso che il web, che è l'unico mezzo che ti dice quello che succede, dove il blog scrive, naturale, io vivo in un certo posto, scrivo di quello che c'è lì, quello che vedo, apro la finestra e mi guardo in giro. Tutte cose che i giornali ufficiali invece, giustamente come ha detto Maurizio prima, non essendoci la libertà di stampa, e sono non d'accordo con lui ma d'accordissimo, è che ti racconta quello che vuole raccontarti, perché in qualche modo il giornale, sappiamo tutti da chi sono i titolari dei giornali, non sono più editori, sono industriali, banchieri, vedi, per cui gente che giustamente fa i propri interessi. Mai più potrò, se il giornale è in mano al gruppo Berlusconi, non potrò mai parlare male di Mediaset. Come faccio a parlare male di Mediaset? Che cavolo, non me lo permette. Oppure nella Rai, che è lottizzata, ma domani sei licenziato probabilmente. Sì, certo. Voglio dire, pensate a Emilio Fede, che è stato licenziato nonostante che
lui a Mediaset si faceva di, quelle, di quegli strusci terribili dalla mattina alla sera, ma voglio dire, questa non è libertà di stampa. Quindi tornare, il concetto che io voglio ribadire questa sera è che io mi auguro che ci ascoltino e che ci seguano milioni di blogger, i quali non devono più aver paura che gli può arrivare una denuncia, una cosa è chiaro una cosa. Primo, il rispetto, il linguaggio. Io non darò mai della donna di malaffare a una politica, anche se magari lo è, però sto bene attento a non usare toni che vanno oltre un certo modo di esprimersi. Però se io so, per dire, se un deputato come Scilipoti, che è una vergogna nazionale, questo posso dirlo che è una vergogna nazionale, perché non lo dico solo io, lo dicono milioni di individui, lo dicono milioni di persone, quindi Scilipoti se fa una denuncia a me la fa a milioni di individui. Poi Scilipoti non mi farà mai una denuncia, perché è ovvio, perché sta nascendo questa abitudine nel web dei blog, che se ne denunci uno, io metto un euro a testa, per 100.000 blogger fanno 100.000 euro. Credo che con 100.000 euro ci pigliamo il miglior avvocato che sta in Italia. Voglio dire, quindi poi la Cassazione abbiamo visto che... Non vinca la causa, Michele, te l'ho già detto. No, ma non è che la... Ma voglio dire, con 100.000 euro sostengo il blogger. Beh, se è un fattore di potere finanziario, perché il politico si mette in tasca, ci ruba, ecco, parliamo in termini più esatti, il politico ci ruba 20.000 euro al mese, ce li ruba tutti, no? E si può permettere di denunciarci, benissimo, è una questione di quattrini, mettiamolo sulla questione di quattrini. Ben inteso che non la faranno mai la denuncia ai politici, perché sennò si mettono contro 10 milioni di elettori, quindi hai già perso le elezioni. Quindi è bene che si sappia anche un'altra cosa, non c'è politico o partito politico che difende il web. Perché vi dico questo? Perché la libertà di stampa è la censura di stampa è bipartisan. È quindi trasversale, perché quando Monti ha dichiarato che avrebbe messo mano agli ordini professionali, quindi con l'estinzione, quindi l'abolizione degli ordini, per permettere a milioni di giovani di mettersi nel mondo del lavoro senza con questo dover iscriversi a un albo e con tutto quello che ne consegue, con tutte le regole e regoline, bene, chi ha mandato a Monte questo decreto è il famoso decreto Salva Italia, dove chi aveva poi favorito affinché gli ordini non venissero aboliti? Due esponenti, uno del Partito Democratico e l'altro del partito del PDL. Quindi vedete bene che non è che il PD difende internet o il blogger o il PDL li va contro, sono uguali, perché questi difendono gli interessi delle loro categorie, perché essendo loro una casta non vanno mai contro un'altra casta, perché va da sé, no? Le caste si devono difendere. E vi faccio anche i nomi di emendamenti che sono stati posti affinché non venissero aboliti gli ordini, sono stati fatti da Paolo Barretta del PD e Maurizio Leo del PDL. Avete capito come funziona il meccanismo? Quindi io non credo né in Bersani, non credo né in Alfano, non credo, poi figuriamoci di Ferdinando Casini, lasciamo perce, stendiamo un velo pietoso, facciamo uscire dal nostro oggetto, cioè da quello che è la web TV, il politico, perché il politico non ci rappresenta più, nessuno ci rappresenta più. Lascio fuori. Un attimo, Michele. Prego, 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 fai pure. Vai. Tu prima hai citato una cosa, no? L'abolizione degli ordini da parte di Monti, no? Tu hai presente che cosa è capitato il giorno dopo la sua pronuncia? Mm-hmm. Cos'è accaduto? Che il presidente degli ordini dei giornalisti le ha dato la tessera onore. Quindi a questo punto lo è un momentino incravattato, perché è diventato anche lui giornalista professionista, non può più andare oltre, non può cercare di demolire l'ordine dei giornalisti. Ma hai capito? Io voglio, Maurizio, ma una cosa, io voglio dire, no?
Io leggo su diciamo su internet, perché non compro più un giornale da non so quanto, non me lo ricordo più, sono anni che non li compro più. Ma perché i giornali, cavolo, costano? Tu pensa quanto costa lo Stato finanziare i giornali in Italia, Cristo? È possibile che c'è un voto libero? Libero, mi lascio io, queste cose mi fanno andare il sangue al cervello. Libero, un giornale che non so se 30, 40, 50, 200 mila euro, no? Allora, per avere i finanziamenti statali, tu devi rappresentare un partito, d'accordo? Anche se calcia e pesca, non rappresenta nessun partito, i soldi li prende ugualmente. Libero prende 9 milioni di euro l'anno di finanziamento perché rappresenta un partito monarchico. Il partito monarchico in Italia non esiste più da quanti anni? Da non so quanto. No, ma voglio dire una cosa, no, ma voglio dire, questo è un sistema, oggi dicono, ma no, a un certo momento i cittadini, soprattutto il popolo di web, ci dovrebbe a un certo momento dare delle indicazioni su dove risparmiare. Bene, cominciamo a togliere il finanziamento ai giornali, va bene? Oh, perché il Corriere della Sera che prende quanto? 14 o 26 mila, milioni di euro all'anno, no? È in crisi, è un passo dal fallimento, hanno venduto tutto il quadrilatero di via Solferino, no? In Spagna avevano i giornali in Spagna anche, no? E a un certo momento hanno chiuso il bilancio con 328 milioni di euro di negativo. Ma a un certo momento, se io e te abbiamo una piccola impresa e lo Stato non ci paga e ci strangola, e a un certo momento ci rimane altro che il suicidio. Un giornale dove un direttore prende 800-900 milioni mila euro l'anno di stipendio, no? È tutto concesso, è un sistema di buttare i denari, i giornali devono campare della pubblicità, si riescono a raccogliere e riescono a un certo momento a vendere la notizia della signora Maria che si è rotta la gamba mentre inseguiva il gatto, hai capito? Certo. Noi abbiamo avuto l'esperienza con il giornale ti ricordi, Michele, no? Il gruppo di Bergamo, abbiamo fatto campava di notizie trite e ritrite del territorio, no? E alla fine dell'anno vedeva il bilancio inattivo. Questo voglio dire, cosa voglio dire? Voglio dire che il futuro della carta stampata non è il grande giornale, il giornale di provincia. E un'altra cosa voglio dire, io purtroppo la mia età non me lo permetterà di fare, ma tu pensa solamente in Lombardia, nel Triveneto, in Piemonte, se ci fossero 20 postazioni come questa, che si mettono in testa di fare un telegiornale regionale via web, no? Ma a un certo momento tolgono, tagliano l'erba da sotto i piedi alla Rai, Ma sì, ma Maurizio, io guardo i TG sia di Mediaset che della Rai, no? E vedo una cosa di questo genere, se tu ci fai caso. A volte capita di vedere, scusate un attimo, un ritorno di eco. A volte, spesso... Vi dicono di un fatto, non so, il fatto della Yara, Maurizio, della Yara che è la ragazzina che è stata uccisa in provincia di Bergamo, a Brembate, no? Praticamente per 2 mesi di fila, quando mandavano il servizio su Yara, la ripresa televisiva era la stessa, sempre identica, sempre quella, il prato, cioè questa non è informazione, questa no, veramente scusa un attimo, è prendere in giro la gente. Non sempre la notizia deve essere supportata da un video, da una serie di immagini, anche se delle volte l'immagine è determinante, no? Ma siccome sappiamo benissimo tutti che la radio oggi è ancora il mezzo più ascoltato dalla televisione, no? A un certo momento, se vogliamo parlare della Yara o di qualunque altro omicidio o assassinio, possiamo parlare tranquillamente anche senza immagine, purché ci sia qualcosa di succoso dentro. Hai capito? Certo, no, ma su questo io sono d'accordo con te, non era questo l'informazione in genere non ti impone l'immagine. Certo, a me è spiaciuto oggi che abbiano fatto vedere l'immagine di quel povero Cristo lì che ieri è andato con un fucile, 3 rivoltelle, un coltello a prendere in ostaggio 10-12 persone, no? E quello lo hanno fotografato. Ma io ho sempre fatto il fotografo di strada, no? Delle volte però ho avuto anche una forma di pietà nei confronti di chi aveva commesso così un'infrazione, un delitto, e per delitto non intendiamo sempre quello, uno che viene strangolato, viene assassinato, no? Delle volte ho cercato anche di non fotografarlo come avrei voluto,
hai capito? Perché anche per quello ci vuole un limite. E io il mio limite l'ho sempre conosciuto. Bravo, bravo, non lo so. Cioè, senza poi, arrivare vedi, a... Allora, scusa un momento, quando si parla di libertà di stampa, allora, anni fa, in provincia di Bergamo, c'era un prete che aveva messo a insegnare catechismo a un pedofilo, no? Che era stato intercettato dalla polizia postale mentre vendeva materiale pedopornografico, no? Quindi al mattino da Milano sono partiti, sono andati, l'hanno preso, l'hanno denunciato, arresti domiciliari, condannato a tre anni e due mesi, 2.000 euro di multa, sequestro di tutto del computer, no? E scontato gli arresti domiciliari, il prete l'ha messo a insegnare catechismo. Cioè, voglio dire, una cosa abbastanza anomala, no? E io vado a sentire il prete per chiedere, ma è vero che il Signore lei l'ha messo a insegnare catechismo? Le fa sì, però attenzione, se lei scrive questa cosa, io la querelo. Benissimo, mi dica cosa posso scrivere. Lei può scrivere solamente che questo signore aveva libero accesso all'oratorio. No, questo è stato l'accordo e io ho mantenuto fede all'accordo. Questo prete mi ha querelato, no? Diffamazione a mezzo stampa. Io ho scritto quello che mi aveva detto lui. Perché poi siamo andati in tribunale, il tribunale che era composto da tutte donne e tutte mi sorridevano. E quando sono andato a casa a mia moglie ho detto, ma penso di essere assolto perché il pubblico ministero mi sorrideva. Il pubblico ministero mi ha chiesto una condanna, 6 mesi di reclusione e 30.000 euro di multa, di danni morali. No, non ho più sorriso. Siamo andati in seconda battuta, la pena è stata confermata. Siamo andati in Cassazione. Ah no, nel frattempo mi è arrivata la cosa, la parcella dell'avvocato della controparte. 12.500 euro sommati ai 30.000 che dovevo dare al prete. Cosa dovevo fare, Michele? Abitavo il piano rialzato, se mi fossi buttato non sarei morto, mi sarei rotto una gamba, no? La fortuna è stata la Cassazione mi ha assolto per non aver commesso il fatto. Ma attenzione, se io alle mie spalle non avessi avuto un editore che si sarebbe fatto carico di pagare le spese processuali, no? E la legge che cosa dice? Che siamo in tre a rispondere, editore, direttore responsabile e estensore dell'articolo, no? Ecco, questo ho raccontato questo piccolo fatto per arrivare a dire che il giorno che, e non me lo auguro, su internet tu possa essere querelato, a chi ci attacchiamo? A chi ci attacchiamo? Chi ci difende? Cioè uno che fa il freelance per una qualunque emittente, no? Che si trova in queste condizioni, a chi si vota? Qual è il santo che lo aiuta? I giornalisti professionisti che sono dei redattori stabili in un giornale hanno questa enorme possibilità che poi dopo il fatto che l'estensore dell'articolo ha mai tirato fuori una lira. Perché l'editore si è sempre dimostrato molto comprensivo e ha sempre pagato loro. Però voglio dire, io mi auguro che questo in un giornale elettronico non possa avvenire. Però se per disgrazia uno dei tanti parlamentari che si scalda tanto perché si sente insultato, giustamente o ingiustamente, si tira addosso una querela, e se per disgrazia c'è un tribunale qualsiasi, un giudice di Cassazione che ti dà torto, è la morte di questo signore. Ma Maurizio, vedi, su questo io sono abbastanza, non dico abbastanza sicuro, che non accade, perché, ti spiego, già Fratini ci ha provato... Nel domani non c'è certezza, Antonello, Michele, nel domani non c'è certezza. Sì, ma sicuramente non c'è certezza, ma ti posso dire che veramente in questi 3 anni, 4 anni ci hanno provato... Si sono dovuti rimangiare, ma ci hanno provato blandamente, perché gli stessi, diciamo, parlamentari, anche dello stesso partito, gli hanno detto lascia perdere, perché se a un certo punto ti metti contro il web, ti metti contro gli elettori, capisci? È questo che volevo farti capire. Poi non bisogna aver paura, Maurizio, perché io sto facendo un discorso di che voglio andare oltre, diciamo, quello che stiamo dicendo sulla libertà di stampa, e che
vorrei che venissero aboliti gli ordini dei giornalisti, come aboliti anche gli ordini, diciamo, qualsiasi di ordine, per dare la possibilità a migliaia di giovani di poter, che sono bravissimi a fare il giornalista, a fare, che ne so io, a fare gli architetti, gli avvocati, di poter anche loro trovarsi uno spazio all'interno e non doversi sottoporre a un ordine che ti dice devi avere la laurea, devi iscriverti, devi fare 4 anni di tirocinio, devi fare questo, devi fare questo. Cioè, questo in 5 anni, questo butta via 5 anni della sua vita senza aver mai lavorato praticamente. Poi troviamo l'ordine dei giornalisti dove all'interno c'è scritto Loredana Lecciso, perdonami. Vuol dire, io non ho ancora mai, non ho letto un articolo della signora Lecciso. Non so che cosa si sia occupata, no? So solo che... Si occupava di televisione, l'ha deciso, no? Lì a Bari o dove, in uno di quei paesi lì, no? Capito? Come? Ma il problema, Michele, non è quello. Il problema è che io mi auguro che domani questa vicenda possa essere ribaltata, ma lo escludo perché, voglio dire, nell'ordine dei giornalisti ci sono tanti, tu lo sai che la maggior parte dei parlamentari italiani sono iscritti all'ordine. Sì, sono tutti giornalisti. Tu lo sai, D'Alema, Mastella è già pensionato del TG. Lo sai? Non solo, ma Mastella ha preso i soldi anche. Ti ho detto questo perché gli unici che potrebbero fare ribaltare la vicenda sarebbero dei parlamentari. Parlamentari non iscritti all'ordine dei giornalisti, perché quelli hanno tutto l'interesse, perché prendono una congrua pensione. Sai quanto prende Mastella di pensione dall'INPS per aver lavorato 6 mesi in un giornale? Mi senti? Sì, sì, ti ascolto. Prende 45.000 euro l'anno di cosa? Di pensione. Per aver lavorato 6 mesi o 6 giorni in un giornale. Ma diciamo queste cose. D'altronde, noi manteniamo i giornali come il Corriere della Sera, dico noi perché pigliano il finanziamento dello Stato, e il signor De Bortoli prende 1 milione di euro all'anno, no? Se non sbaglio, adesso non vorrei dire... E adesso ne prenderà astronata di più perché va a dirigere la RAI. Il signor Monti l'ha messo a dirigere la RAI, no? Dal direttore generale della RAI. Quindi invece di prendere 950.000 euro come prende adesso, ne prenderà 2 milioni, 3 milioni. Ecco, è normale che in un paese civile... cioè finché De Bortoli prende 1 milione di euro dal Corriere della Sera sono fatti suoi, no? Sono fatti del Corriere, ma diventa un fatto mio quando al Corriere poi gli giriamo quanti milioni di euro all'anno. Allora scusate, 24, 25 milioni, 50 miliardi ragazzi, bravissimo. Allora, di questi 25, 1 milione se lo pappa uno solo, poi ci saranno i vice direttori, i condirettori, certo, i redattori. Cioè, andiamo a pagare noi che magari non compriamo il Corriere perché non ce ne frega niente del Corriere della Sera, andiamo a pagare quello che non leggeremo mai perché non ci interessa. Allora, i giornali devono fallire come falliscono le normali aziende che non sono capaci di stare sul mercato. Quindi, torno alla legge del mercato libero. Mercato libero vuol dire che se un blogger, scusate, ha degli attributi tali che è bravissimo, sa scrivere bene, sa trovare le notizie, le informazioni, si mette sul web e fa milioni di ascolti, no? Lui ha ragione, è lui che deve essere premiato, ma non lo pago io, lo pago a chi diciamo lo sostiene. Quindi torniamo sempre sul discorso, un paese democratico non può permettere che si finanzino questi ordini, no? A spalle di gente che non li condivide, vuol dire, ma non è che finanzia gli ordini, sostiene le testate giornalistiche, Michele. E sì, questo è sbagliato, perché hai fatto un conto di quanti quotidiani ci sono in Italia? Una marea. È superiore il numero dei partiti che abbiamo. Sì, ma è impressionante, perché poi non so queste testate che poi, voglio dire, prendono tutti i finanziamenti e vai a mettere insieme, sono miliardi. Ma voglio dire, la cosa che non funziona, qual è? È che io sento dire da qualche politico che il finanziamento è giusto perché dobbiamo difendere, perché se no l'informazione finisce in mano a chi c'è i soldi. Non è vero, perché se tu mi abolisci l'ordine degli ordini dei giornalisti e il web
che ormai è seguito al 70% rispetto a un 30% della stampa carta stampata, che la leggono in due, cioè tutti i familiari di quelli che lavorano nei giornali, i cugini, i parenti, insomma. Ecco, vuol dire che oramai l'informazione corre sul web, il web è fatto di milioni di individui che scrivono, quindi per cui non c'è più questo problema che chi c'ha i soldi si impone con l'informazione. Non è vero, non è affatto vero. E questo del discorso ve lo dico perché negli Stati Uniti, dove ci sono giornali che hanno capito l'andazzo, tipo il New York Times, che faceva 10 anni fa, faceva il 10% di internet e il 90% era carta stampata. Bene, ultimo dato, 90% web, 10% carta stampata. È il New York Times, non è un giornalino, che ha capito che era lì. La parte devi pagare. Io lo ricevo gratis per quello che è l'informativa generica, no? Però se devo accedere a dei contenuti particolari lo devi pagare, ma è giusto, contestando. Maurizio, finisco col dire che se non ultima di queste testate giornalistiche americane che fanno milioni di utenti è nata ProPubblica, che non era un giornale, non è mai stato un giornale, è nata su web dall'idea di un giornalista, diciamo, che aveva tanta esperienza, ha creato ProPubblica, che vive di sostentamenti, cioè tu vai sul web, dici io esisto, ti do le informazioni, fammi una donazione. Beh, con l'idea della donazione, cioè del sostegno, questa testata fa solo di internet, fa 4 milioni di dollari all'anno. Lui l'ha detto, io mi appoggio su pochi giornalisti bravi, che sgambettano, ci basta poco per vivere e diamo le notizie. Hai capito cosa voglio dire? Quindi non occorre avere, ormai con internet, non occorre avere i miliardi per fare l'informazione, occorre avere delle buone idee e la voglia di sgambettare e di mettere online i contenuti. Cioè, hai capito cosa volevo dirti? Quindi questa è da sfatare oramai questa storia, perché i giornali non li compra più nessuno, lo sai meglio di me, ci abbiamo lavorato nei giornali, Maurizio, i giornali non li compra più nessuno, nessuno li legge più. La gente va su internet, si legge quello che gli interessa, oggi decide per cosa far vendere, per fare vendere un giornale che dovrebbe essere di informazione, no? Basta pubblicare le intercettazioni telefoniche di Berlusconi e di qualcun altro. Non è giornalismo, sì. Questo. Non è giornalismo. Quello non è giornalismo. Infatti, non lo definisco, le sciacallaggio. Posso un attimo intervenire? Sì, prego. Sì. Molto bene, cari amici. Infatti. Grande saggio, no, stavo pensando a tutte quelle cose che state dicendo, che sono interessantissime, perché è il mio proprio pensiero questo, no? Cioè, qui si è parlato per esempio della libera informazione, che non esiste, o meglio non esiste nei media diciamo ufficiali, se vogliamo chiamarli così, no? Tipo le televisioni e i giornali, diciamo, che sono tutti di partito, però sul web oggi abbiamo una miriade, non so quanti, una miriade di blogger che danno la massima informazione e l'informazione più libera, anche se ho scoperto per caso che c'è qualche blogger che taglia anche lui, cioè in effetti si è allineato al potere. Non dico il nome del blogger perché non mi sembra giusto in questo momento. La questione sull'ordine dei giornalisti è una questione fondamentale, perché prima non c'era, che mi risulti, poi Michele mi dirà se è vero. Scusatemi, ho un po' la voce rauca stasera. Michele, dimmi se è vero, perché prima del fascismo non c'era, mi sembra che è stata istituita durante il fascismo l'ordine dei giornalisti. Te la può spiegare benissimo Maurizio, è nata nel fascismo, è stato Mussolini a istituire non l'ordine, l'albo dei giornalisti. L'albo, sì. Lo fece, sì. Maurizio, ti cedo la parola perché tu su questo argomento poi sei informatissimo più di me. L'albo dei giornalisti era una cosa più semplice di questo mondo, perché bisognava avere la licenza media inferiore, no? Cioè anche con la quinta elementare, se eri in grado di scrivere, potevi fare 18 mesi di praticantato dentro in un giornale e poi passavi professionista, appunto.
1963 c'è la grande svolta, viene introdotto l'ordine dei giornalisti, no? Sulle parole è molto importante definire le parole, no? C'è queste se spiegare la definizione, che cosa c'era, che cosa c'è adesso. Prima era molto più semplice, oggi è molto più complicato, cioè molto più, come si può dire, professionale, in termine forse... Ma non lo so se, scusami Maurizio, non so se è molto più professionale, perché le buone idee, e poi io ho conosciuto anche persone che non avendo una laurea sanno scrivere molto bene e hanno delle ottime idee. Per intendere che oggi... tu devi essere laureato per poter accedere alla professione. Ah certo, no? Esatto. Ma allora tu sei laureato, poi dopo ti vedi, la roba diventa ridicola, per me diventa ridicola, no? Perché se sei in grado di scrivere e sei laureato, ma se non puoi entrare in un giornale non diventerai mai un giornalista professionista. Allora certo. In caso sono due, hai qualcuno che ti tira dentro o hai qualcuno che ti spinge all'interno del giornale, perché con le tue capacità difficilmente riusciresti a arrivare. Scusami, non è finita, perché quando tu fai il praticato all'interno del giornale devi necessariamente seguire un corso di giornalismo che dura credo 6 o 7 mesi, no? Hai capito? Per rendere ancora più difficile la professione. La professione, sì, secondo me, oggi come ho, è quella che fanno i signori che lavorano su questi siti. Perché certo. il giornalismo scritto, lo diceva prima Michele, sono solamente dei passacarte. Hanno ricevuto una notizia che è di un'agenzia, è del colonnello dei carabinieri, piuttosto che, e a un certo momento il giornalista diventa un estensore della. Ma è così, perché... Ma io non voglio sminuire la figura del giornalista, devi capire. Io ho fatto una canera e oggi di neristi in Italia non ce ne sono. L'unico che è rimasto è quel soggetto, mio amico, che compare delle volte in televisione, si chiama Gian Gavino Sudas, no? E poi i veri neristi, cioè quelli che veramente hanno magari contribuito anche a risolvere un giallo, non ci sono più, sono finiti. Ma perché? Perché a un certo momento non hai più il tempo di fare le tue indagini, certo. Non hai più il tempo di andare a sentire la portinaia, il salumaio, per capire ma il Michele Antonelli che ieri ha sparato con le 4 persone, che tipo era, hai capito? Perfetto, sì. E anche qua a un certo momento c'è qualcosa che non quadra. Perché chi mi fornisce la notizia può avere omesso alcune cose. No, ma è così, perché da quello che so io, poi dopo non è che sono molto dentro la cosa, in effetti loro non fanno altro che raccogliere dall'ANSA o da altre parti, insomma, informazioni, ci mettono un po' dell'oro, le buttano dentro e se ci sono informazioni scomode non le passano neanche. Vabbè, questa è chiaro. Il giornale di Berlusconi delle volte ha avuto proprio la manina che batteva sulla tastiera per non dirci le cose scomode. Certo. Bene. Ancora al discorso che lo diceva Michele prima, che il giornale lo fanno chi ha i soldi. I giornali prima di chi è? Io ho lavorato per il gruppo Pesetti, no? Il vecchio barone del cemento. Aveva un giornale a Bergamo, era proprietario della Notte, del Tempo di Roma e della Gazzetta del Mezzogiorno. E la Gazzetta di Messina, perdono, la Gazzetta di Messina l'aveva inventata solamente per poter fare una politica per indurre i governanti di allora a fare lo stretto sul ponte di Messina, perché lui aveva fatto 2 grossissime cementerie, Porto Sant'Empedocle e Sibari da quelle parti, no? Quindi sì, aveva messo in una mossa lo stretto di Messina, il cemento sarebbe stato su. Morto il cavaliere, non si è più parlato dello stretto, del ponte sullo stretto. Bene. Questo dico ancora una volta che i giornali fino a 30-40 anni fa erano dei grossi industriali. La Fiat aveva la stampa. Poi a Torino c'era un secondo giornale che era la Gazzetta del Popolo, no? Che è morto, sì. Ma perché è morto?
è morto per dissanguamento perché non aveva più un magnate che lo sosteneva. A Milano sono morti tutti i giornali del pomeriggio, ce n'erano quattro. E perché? Quelli sono morti di tardiva informazione, perché uscendo il pomeriggio c'era una notizia eclatante che poteva fare vendere, perché allora c'erano anche gli strilloni, no? Che strillavano il giornale. Poi è arrivata la televisione che li ha bruciati, perché certo. Con il telegiornale dell'una e mezza basta, il giornale pomeriggio non aveva più necessità di uscire. Va bene, insomma adesso abbiamo fatto un excursus su questa prova così. Chiedo comunque ancora scusa per questa, queste problematiche che abbiamo avuto tecniche. Michele, volevo passarti un attimo la palla perché così diciamo salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando. Sì, volevo chiudere così possiamo chiudere un attimo, anche se gli argomenti sono effettivamente l'argomento è ma li riprendiamo perché rifaremo un'altra trasmissione, anzi altre trasmissioni, se sei d'accordo, Maurizio, sempre su questo argomento, perché è un argomento che non si può chiudere così in un'ora, sono grossi approfondimenti sulla cosa, anche perché mi piacerebbe poi che qualcuno che ci ascolta ci ponesse anche qualche domanda che in questo momento non sono venute, anche per come prima puntata non abbiamo fatto neanche un grande battaglia pubblicitaria alla cosa, no? Sì, certo, magari poi so perché perché potevano esserci problemi tecnici eccetera, e questa è una puntata zero, ecco come l'hai definita, giusto? Sì, certo, puntata numero zero. Sì, ecco, quello che volevo solo precisare, ecco, tanto per chiudere un po' la trasmissione, è che lo scopo è che non è che parleremo solo di giornalismo, attenzione, abbiamo altri argomenti che vi sottoporremo. È anche l'idea, partivo dalla stampa, affinché se riusciamo a diffondere quest'idea io lo chiamo come un editoriale questo, un editoriale, se si riesce ad accattivare le simpatie di chi ci ascolta, di blogger, soprattutto di blogger, l'idea era, alla lunga, non adesso, e io lo butto avanti come idea, è quella di creare un'associazione libera di blogger, un'associazione libera dove si può iscrivere chiunque, noi non siamo né un albo né un ordine, serve solo per contarci e dire siamo qui, siamo dei blogger, vogliamo scrivere, ci diamo un codice di comportamento, tutto lì, poi ognuno è libero di, non mi interessa se hai la quinta elementare, se sei laureato, se sei di qui o se sei di là, non ci interessa, perché lo scopo finale di questa puntata è dire il pensiero è libero, la mia libertà finisce dove inizia la tua, ecco questa è una regola secondo me fondamentale, quindi col massimo rispetto, ecco io chiudo il mio intervento e passo la parola a te Rosario. Ok, ti ringrazio. Allora, c'è poco da dire a tutti gli amici, questa è stata la prima, una puntata zero, numero zero di questo tipo di trasmissioni, anche per testare un po' la parte hardware, anche tutta la parte che serve a fare queste trasmissioni, no? E quindi miglioreremo di sicuro anche sotto questo aspetto. Volevo ricordare alcune cose che sono fondamentali a tutti quanti. Io non vedo Gianluca la postazione, anzi lascerei proprio la parola a Gianluca riguardo il finale, in modo che dai indirizzi web, indirizzi email e quant'altro, ok, che è molto più bravo di me a parlare. Io purtroppo sono uno che sono sempre nascosto anche. Ok, bene Gianluca, ti passo la parola, sì. E così chiudiamo, certo, la trasmissione, diamo l'appuntamento la prossima volta e faremo con molto anticipo anche sulla web radio, faremo degli spot per la prossima trasmissione che faremo. Vai Gianluca. Bene cari amici, volevo intervenire anche prima, molto prima, volevo anche intervenire mentre ascoltavo questa interessantissima disquisizione, discussione, pure così, magari utilizzando un termine forse troppo forte perché
era più una disquisizione, anche un colloquio tra Michele e Maurizio, che saluto ancora. Naturalmente rimanete ancora con noi, cari amici, finché non chiudiamo le linee al web, e poi naturalmente ci saluteremo in privato, nel senso buono, qui su Skype. Quindi il caro Michele, che saluto ancora, e il grande Maurizio, che mi ha fatto molto piacere avere come vostri ospiti stasera, e che naturalmente, appunto, poi Saiuz vi ha già anticipato, lo stavo per presentare, però ci siamo parlati un po' sopra, perché è anche un po' il limite di internet a volte su Skype, avendo tutte queste connessioni attaccate, magari uno parla, l'altro lo sente in ritardo, non lo sente proprio, quindi non si fa in tempo ad interrompere l'altra persona nei modi, nei tempi giusti. Ovviamente non siamo in TV e non siamo con potentissimi mezzi a disposizione, ma con quello che la rete ci offre. E in questo, che poi è stato un po' il fulcro dell'argomento di questa serata, verte un po' tutto il discorso che Michele e il grande Maurizio hanno fatto, cioè il veramente potere che ha la rete, a differenza poi dei canali di massa, di diffusione, e lo stesso che diciamo anche con Saius sempre per quanto riguarda la musica che trasmettiamo, quindi non SIAE e non quella che divulgano le grandi major anche a livello musicale, perché lo stesso discorso che hanno fatto Michele e Maurizio dall'alto e dalla grandezza delle loro esperienze, che devo dire, almeno personalmente, io ascoltavo con molto interesse e con molta passione, ed ecco perché interrompiamo un po' adesso, dopo un'oretta che abbiamo iniziato, questa, diciamo, prima trasmissione di prova più che altro tecnica, perché veramente l'argomento è molto, oltre che vasto, lungo, perché poi ci sarebbe da approfondire, ma molto interessante, devo dire. Io ascoltavo Maurizio e anche Michele, anche con cui condivido chiaramente appieno le loro idee, e poi naturalmente sono opinabili, perché sarebbe bello sentire anche l'altra campana, che sicuramente giustificherà tutte le altre cose, però ovviamente dal loro punto di vista hanno perfettamente ragione Michele e Maurizio, anche perché parlano, come avrete sentito, spero, cari amici, con cognizione di causa e non fuori di senno, come invece coloro che attaccano quello che Michele e Maurizio ci dicevano spesso lo fanno anche per motivi di interessi, e veramente per spesso e più che volentieri anche per duplici interessi e conflitti di interessi. A differenza dei miei, invece, che vi ricordo l'appuntamento dei lunedì sera, no dai, c'è l'interesse anche per me, ovvio, però Saiuz, come dico sempre, dà la possibilità a tutti di utilizzare gli spazi di Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, quindi vi ricordo l'appuntamento con lunedì sera, con la diretta web radiofonica con il Gianluca, il sottoscritto e il grande mitico Saiuz, di appunto provvisoriamente i due compari, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, con il prossimo ospite che vi faremo sapere naturalmente ormai a breve. E se no ci troverete naturalmente sempre a me Saius, oppure potremmo anche con l'occasione invitare Michele e Maurizio a venire anche in diretta web radiofonica lunedì sera alla trasmissione, appunto, che faremo. Naturalmente questa è un'anticipazione, perché se non è questo lunedì è uno dei prossimi. Michele e Maurizio li vogliamo ancora, perché è davvero molto interessante. E cosa importante, cari amici, così vi faccio un sunto di quello che, se vi siete persi qualcosa in questa prima puntata al zero, definiamola un po' così, si è detto, è appunto il messaggio anche fondamentale, è la libertà di informazione e divulgazione delle notizie, nonché soprattutto di espressione proprio libera, intesa come tale, che Saius Web Radio vuole dare. E il messaggio che lanciava anche Michele in prima persona è quello di unire le nostre forze qua col web, che è un potente mezzo che l'informatica e naturalmente tutta la tecnologia moderna ci offre, perché non sfruttarlo con il passaparola classico, come dice sempre Saiuz, e come diceva giustamente Michele, di tra blogger, scusate, e vari amici, conoscenti che si hanno in internet, di diffondere quindi il verbo che appunto prenderà vita nelle nostre cavità orali, come io e Saiuz diciamo per la nostra trasmissione in diretta. Quindi vi aspettiamo numerosi, e naturalmente spero che vi sia piaciuta o comunque vi sia stata un po' di interesse questa prima puntata zero. Rinnoviamo l'appuntamento a venerdì prossimo, venerdì 11 maggio 2012, per la prima puntata ufficiale di questa cosa.
naturalmente di questa trasmissione in diretta web TV. Ci trovate in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog, dove vi chiediamo sempre di scriverci, di lasciarci un vostro commento, post o anche un semplice indice di gradimento rispetto alle trasmissioni che vanno in onda e ai programmi e rubriche varie. Quindi dopo troverete le voci relative alle trasmissioni o appunto alle rubriche. Vi ricordo la mia, The Rock Band History, la puntata di questa settimana parla dei mitici Deep Purple. Stiamo parlando di queste rock band che hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo con numerosi successi e diventando grandi e facendo grande il rock e l'hard rock nei decenni. Nelle precedenti puntate abbiamo parlato dei Led Zeppelin, gruppo storico, e dei Dire Straits, gruppo a me molto caro, fan della mia, gruppo della mia adolescenza. Quindi la puntata di The Rock Band History, che andrà in onda fino a questa domenica, poi lunedì con la nuova andiamo in onda sempre con i Deep Purple e chiudiamo questo gruppo per poi affrontare un nuovo gruppo più ancora entusiasmante, sempre di quel periodo, la triade, come dico io, i Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, che hanno dato le basi al rock, nonché poi all'hard rock, l'heavy metal moderno. Appunto la The Rock Band History va in onda tutti i giorni a mezzanotte, con il primo appuntamento del giorno appena iniziato alle 6 del mattino, alle 12 ovvero a mezzogiorno, e l'ultimo appuntamento della giornata in corso alle ore 18 ovvero alle 6 di sera, quindi ogni 6 ore. Vi ricordo la rubrica di Due Chiacchiere con Saiuz, in cui il nostro caro Saiuz ci dà appunto un editoriale, ci dà un punto di vista rispetto ad un argomento a lui molto caro, e naturalmente traendo spunto dalla quotidianità, realtà o dagli articoli di attualità. Il Riccio Incazzato, importantissimo editoriale che va appunto sempre a scrivere il nostro Riccio sul nostro blog, che è il www.saiuzwebradio.net, e sono le tre cose importanti che vi ricordo, oltre naturalmente a questa nuova collaborazione che sta nascendo con Michele, per cui appunto leggeremo alcuni articoli che lui sicuramente curerà anche per Saiuz Web Radio e che divulgheremo volentieri aiutandoci l'un l'altro, anche con Michele e anche Maurizio, mi auguro, e che chiamo in causa e che risaluto, che sono ancora lì all'ascolto, come vedete. E poi vi ricordo, come sempre, le nostre email, che sono info@saiuz.com, se volete scrivere direttamente alla Saiuz Web Radio, nonché Saiuz Web TV, oppure Saiuz Network, come Michele stesso suggeriva, o Saiuz Web Network, come piacerebbe dire a me, anche se è una ridondanza del resto, perché network e web, web network, però io calco la mano sul web, perché magari appunto è un network del web, Saiuz Web Radio, Saiuz Web TV. E quindi info@saiuz.com per scrivere a Saiuz Network, oppure a Saiuz direttamente. Se volete scrivere a me direttamente è gianluca@saiuz.com. Se volete scrivere al nostro caro Riccio Incazzato è riccio.incazzato@saiuz.com. Quindi tutto facile, info@saiuz.com, gianluca@saiuz.com e riccio.incazzato@saiuz.com. Facebook, importantissimo, perché tutti noi abbiamo Facebook, quindi ci trovate nella nostra pagina di Facebook, che è appunto Saiuz, staccato web radio, tutto attaccato. Mettete pure mi piace, naturalmente, se vi piace, divulgate, diffondete, grazie anche a Michele, che lo ringraziamo, mandiamo in giro questa voce di Saiuz Web Radio, che il grande Saiuz, avendo creato tutto ciò, dà la possibilità a noi tutti di sfruttare. Quindi anche se voi vorrete partecipare in trasmissione nella diretta dei lunedì sera per venirci a parlare delle vostre attività, iniziative, eventi, professioni e quant'altro, noi vi aspettiamo per la diretta web radiofonica, ma adesso anche con Michele per la diretta web TV, quindi anche per venire a parlare della vostra, diciamo così, punto di vista della vostra vita, perché no, facendoci sapere i vostri eventi. Ed infine, sempre su Twitter, ci seguite con Twitter con il nome @saiuz, tutto attaccato minuscolo, e poi su YouTube siamo dappertutto, ovviamente, con il nome Saiuz Radio troverete le cose caricate. Ben presto troverete anche le precedenti puntate di The Rock Band History. Ricordiamo il sito di Indie Arts, con cui collaboriamo con Roberto di Indie Arts, che abbiamo avuto anche il nostro ospite. Ricordiamo che stasera Scarda si esibisce a Roma, per gli amici di Roma ormai è un po' tardino, però alle 22, poi come al solito all'italiana inizieranno in ritardo, tanto lo sappiamo, non siamo in Germania, in Austria, in altri paesi che si dice alle 21 dei concerti, o le cinquantina, anche centinaio di concerti che ho visto in tutta Europa, di artisti famosi o meno internazionali.
Se si diceva alle 21.05 massimo iniziavano, per il sommo rispetto anche dello spettatore che viene da lontano e magari deve lavorare il giorno dopo. E io questo lo apprezzo molto, e noi un po' invece lo perdiamo, perché si deve aspettare che la gente arrivi, la si deve far bere, far consumare, e purtroppo è un'altra mentalità che ci può stare, lo posso capire. D'altronde io capisco anche i locali che organizzano, non fanno beneficenze, quindi devono rientrare un po' da varie cose. E quindi se siete a Roma, al Soul Kitchen c'è il grande Scarda, che abbiamo avuto come ospite questo giovane cantautore simpatico, nostro nuovo amico Nico, appunto Scarda, lì. Vi ricordo infine, quante cose sto dicendo, come al mio solito mi dilungo in chiacchiere, cosa ha fatto Saiuz a darmi la parola non lo sa neanche lui, è una disgrazia enorme. E vi ricordo infine l'appuntamento importantissimo, la prima diretta web radiofonica live di un concerto su Saiuz Web Radio. E anche qui il conflitto di interesse è latente, perché io sarò con uno dei miei gruppi con cui suono a suonare appunto sabato 12 maggio dalle 4 circa del pomeriggio, 4 e mezza anche più tardi, poi vedremo, e fino quasi alla mezzanotte, Saiuz Web Radio, e poi anche domenica 13 maggio 2012 replicherà per la seconda parte del Live at Palace Live, che appunto è un concerto live che include ben 12 band che si esibiranno per 12 ore di musica appunto a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso presso il Palazzetto dello Sport. Quindi se non avrete modo di venire per la lontananza, per impegni o quant'altro, lo potrete pur seguire su Saiuz Web Radio, che poi naturalmente registrerà anche la diretta. Quindi evento importante, perché io personalmente suonerò con questo gruppo, che sono i Destasi, che abbiamo avuto ospiti, e suonerò la batteria con loro alle 21.30, quindi verso le 9.30 circa di sera del sabato 12, sabato quindi il prossimo successivo, è Live at Palace Live, e Saiuz trasmetterà in diretta tutto l'evento, quindi anche gli altri gruppi che molto suonano bene per tutta la serata. Poi appunto, molto se bene, mi piacciono i Destasi. Bene, ho finito, ho detto tutto, vi manca una cosa, le puntate. Sì, manca una cosa, Saiuz, volevo dire tutto. Riguardo agli articoli sul blog, è comparso il primo articolo di Michele Antonelli su saizwebradio.net dal titolo Questo è un paese per vecchi senza pensione. Interessante, perché me lo sono letto due volte. Onestamente. Devo dire mi è piaciuto molto. Bravo Michele, vorrei poter scrivere anch'io così. Comunque invito tutti quanti a andarlo a leggere e lasciare qualche commento, oppure lasciare un feedback così. Allora io saluto Michele, saluto Maurizio, saluto De Gianluca e saluto tutti gli amici che hanno avuto la bontà di seguirci su Saiuz Web TV. Buonasera a tutti. Ciao. Quanti, e chiudiamo le trasmissioni. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Buona serata su Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Ciao.